Il più caloroso buon venerdì 26 agosto 2016 da Beatrice Crisci, queste le audio news di Onda Web TV. Sono 17 le proposte di collaborazione pervenute al Comune di Caserta da parte di professionisti, singoli e associazioni e società specializzate per la definizione del progetto con cui rispondere al bando pubblicato dal MIBACT. L'avviso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è sulla progettazione per la cultura con interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale. La scadenza è per il 5 settembre prossimo. Ieri pomeriggio, intanto, su iniziativa del primo cittadino Carlo Marino, si sono riuniti i sindaci e gli amministratori di diversi comuni casertani. L'obiettivo della riunione è stato quello di presentare in maniera associata una proposta al Ministero. Favorire la formazione professionale e lo sviluppo di competenze tecniche, linguistiche e trasversali attraverso un'esperienza di mobilità all'estero. Questo è l'obiettivo di Fashion International Internship, il progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma europeo Erasmus+ per l'istruzione e la formazione professionale. Il piano è stato presentato dall'associazione Informamentis Europa con soggetti pubblici e privati del territorio della provincia di Caserta, tra i quali Confindustria, Camera di Commercio, Istituto Tecnico Industriale Volta di Aversa, il Certistico di San Leucio. Terremotus by Night, cioè l'accesso straordinario notturno alla collezione Lucio Amelio alla Reggia di Caserta per questo sabato 27 agosto, si accompagnerà ad una lezione di storia dell'arte contemporanea a cura di Vincenzo Mazzarella e Luca Palermo. L'orario è dalle 19.30 alle 22.30 in occasione dell'apertura serale a 1 euro della Reggia. L'incontro sarà incentrato sul tema estremamente attuale e la terra trema ancora, prendendo a prestito il titolo dell'opera di Kiefer, uno dei capolavori presenti nella collezione Terremotus. La lezione verrà ripetuta domenica 28 tra le 11 e le 13, quando tutti gli incassi dei musei statali saranno destinati alle aree terremotate. E domani Romeo e Giulietta ritorna alla Reggia di Caserta, terzo e ultimo appuntamento nel complesso monumentale per lo spettacolo della compagnia Il Demiurgo, da sempre impegnata nella valorizzazione dei siti culturali attraverso una narrazione teatrale. Ad Aversa, sabato 3 e domenica 4 settembre, si terrà il Book Festival Bar con il patrocinio della Regione Campania e dell'amministrazione comunale. Ed è tutto da Beatrice Crisci, un caloroso saluto, ulteriori approfondimenti su ondaweb.tv.it.